Io mi chiamo Mabel Morri e sono autrice di fumetti e presento qui al Festival del Cinema di Torino il mio libro 500 milioni di stelle. È una graphic novel, un romanzo a fumetti che parla di una storia d'amore fondamentalmente e parla dell'incontro speciale, magico se vogliamo, molto romantico di due persone, due ragazze diverse tra loro per educazione, per personalità, e ambientato a Rimini, e la città da cui vengo, e poi si svolge tutta la storia con una serie di personaggi marginali e secondari, e la storia poi si sviluppa in un arco di tempo relativamente breve. Nel libro, a parte la madre, ci sono altri personaggi secondari che hanno poco spazio come la madre in realtà, ma volevo che fosse fatto apposta, che fosse così. La madre ha con la protagonista Rebecca un rapporto simbiotico, molto affettuoso, è una madre presente al di là del fatto che manchi la figura del padre, e però c'è questo rapporto molto bello, sincero. Infatti Rebecca le racconta praticamente tutto della sua vita, di ciò che desidera, e diciamo che le madri, poi almeno magari poi la mia educazione o quello che ho vissuto io, le madri capiscono sempre in un modo o in un altro, non hanno bisogno di qualcosa di diretto che venga detto, e quindi la madre capisce ed è molto non tanto accondiscendente, però capisce Rebecca e vuole semplicemente che lei sia felice, ed è questo che fa, quindi l'aiuta, c'è, ma c'è in senso grande del termine, del verbo essere. Rispetto a tante altre mie storie e altri miei libri, è un romanzo a fumetti molto cinematografico, ci sono tante sequenze mute, tanti passaggi nei quali non c'è dialogo, che si sostengono semplicemente su sguardi, gesti e diciamo dei dettagli che a volte fanno grandi alcune storie, ed è quello che mi piaceva descrivere, non tanto i silenzi, ma il fatto che potesse succedere qualcosa anche senza bisogno delle parole, ed è anche questa è la magia. Anche nei film spesso e volentieri ci sono tante scene mute, magari certo agevolati da una colonna sonora o da una musica che se fatta da orchestre eccetera danno l'idea e suscitano nello spettatore la giusta sensazione. Con le immagini, soprattutto di un fumetto, vanno più interpretato, è sicuramente molto più soggettivo. E io volevo che fosse così, che le sensazioni delle protagoniste, comunque dei personaggi del mio libro, venissero fuori attraverso queste immagini mute, che probabilmente parlano molto di più, queste sequenze parlano molto di più rispetto a invece le sequenze proprio parlate, dove in realtà i dialoghi servono sì per la conoscenza e per sviluppare la storia, ma perché sono stati scritti per essere detti al momento giusto, nel posto giusto, diciamo, e quindi aiutano a susseguirsi, insomma, a mandare avanti la storia, semplicemente. Invece, cinematograficamente parlando, le sequenze mute mi sono divertita tanto e ho spaziato tanto.